Emanuele, sono qui a farvi vedere il mio lavoro. Non sono un produttore di alluminio, ma un fabbro. Allora, vi sto facendo vedere le differenze tra l'alluminio termico e l'alluminio freddo. Allora, diciamo che l'alluminio freddo viene utilizzato ormai di rado perché è un prodotto che non dovrebbe essere proprio utilizzato, almeno che nelle fasce climatiche di tipo A, ad esempio Lampedusa e via dicendo, ma sono veramente i pochi le zone a fasce climatiche A che si possono utilizzare il profilo a taglio freddo. Mentre il profilo termico è più indicato per tutti i tipi di abitazioni. Parliamo di profili termici con la doppia squadretta, una interna e una esterna. Parliamo di un prodotto termico di qualità con rispetto delle misure per l'Europa, quindi andiamo ad abbassare i costi di riscaldamento e tutto quello che ci sia. Allora, parliamo di un prodotto che è la parte esterna, ponte termico, che è un poliammide, può essere anche schiumato, ma già con questi le trasmittanze sono veramente basse. E la parte interna, questo è il termico, diciamo, che viene più utilizzato e quello che va più a norma per il tutto il resto. Allora, come ben sappiamo, l'alluminio è un ottimo conduttore di calore, quindi se andiamo a toccare questo in estate, lo sentiamo caldo all'esterno e caldo all'interno. Viceversa per il taglio termico, che se lo tocchiamo sulla parte esterna dove batte il sole, è caldo all'esterno, ponte termico. Freddo all'interno, temperatura ambiente, non freddo. Allora, come alluminio ci sono ovviamente, come dicevo già, tanti tipi di profili che comunque, diciamo, quello che viene più utilizzato è questo qua, anzi a volte anche il minimal, è un profilo, diciamo, molto più stretto di sezione. Quindi può essere verniciato molto più semplice, quindi bicolore, facendo per esempio un colore scuro all'esterno e chiaro all'interno, mentre questo qua si può verniciare sì, ma ci vuole più spesa e più lavoro, quindi ha dei costi maggiori rispetto al taglio termico. Sì, questo è meno costoso per acquistarlo e per fare la lavorazione. Però il taglio termico ti fa risparmiare nel tempo con il riscaldamento. E perché la vernice, allora queste qua vengono verniciate ovviamente a caldo, al forno, con vernice a polvere. Allora, solitamente questo qua viene inserito completamente nel forno per 20 minuti a una temperatura di circa 200 gradi, anche il termico. In molte occasioni viene assemblato dopo la verniciatura, quindi verniciano l'esterno, verniciano l'interno e poi uniscono con la poliammide il profilo. In alcuni casi, alcune aziende verniciano anche la poliammide facendo sciogliere anche la colla a caldo che c'è sulla parte interna, quel tondino di colla a caldo. Allora, come detto già, doppia squadretta. Quella esterna viene solitamente inchiodata o cianfrinata. Quella esterna può essere unita meccanicamente o manualmente. Allora, la poliammide ha una resistenza anche più alta rispetto al PVC e via dicendo, quindi non, diciamo, le nostre temperature non danneggiano minimamente la poliammide con spostamenti e altre situazioni. Possono essere dotati entrambi di ferramenta tradizionale a camera europea o ferramenta perimetrale. Io sinceramente preferisco la ferramenta tradizionale a camera europea che a ferramenta perimetrale perché la ferramenta perimetrale si sposta spesso, quindi bisogna fare qualche piccola regolazione nel tempo. Questo tipo di vernice, come l'alluminio stesso, anche il termico o il taglio freddo, si presta tantissimo per fare le vernici, le centine sulle
diciamo, gli archi, quindi non vengono prima centinati e poi verniciati, ma vengono sempre prima verniciati e poi centinati, quindi la vernice ha una resistenza maggiore, diciamo, a quelle delle auto, perché sono delle vernici a polvere molto 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 resistenti. Allora, per farvi vedere la differenza tra il taglio freddo e il taglio termico, vi farò vedere il risultato finale una volta riscaldato un lato con l'altro. Ho riscaldato questo pezzo dalla parte inferiore con una semplice flex. Allora, vado a buttare un pochettino di acqua. Anche se non è caldo abbastanza per far vedere l'evaporazione, vi posso assicurare che è caldo anche da questo lato. Come potete vedere qua, se vado a mettere l'acqua, inizia a evaporare. Quindi il ferro, l'alluminio è molto caldo, quindi trasmette da un lato all'altro. Andiamo a fare la stessa prova con l'alluminio termico. Ho fatto la stessa prova sull'alluminio termico, come potete vedere è caldissimo. Vedete l'acqua che inizia a fare l'ebollizione? Ovviamente sul taglio freddo non sono riuscito a farlo perché iniziava a bruciare, mentre sul termico, tenendolo dall'altra parte, si poteva fare tranquillamente. Come potete vedere, la poliammide, nonostante la forte sollecitazione col calore, mantiene senza nessun tipo di problema, mentre la parte interna è veramente fredda, temperatura ambiente. Non evapora l'acqua, rimane al suo posto, quindi il taglio termico, la differenza è questa qua. Qui ancora brucia tantissimo, mentre sulla parte interna non brucia minimamente. Niente ragazzi, vi ho fatto vedere la differenza tra il taglio termico e il taglio freddo. Io, come detto già, consiglio sempre il taglio termico per un infisso interno, quindi si va a spendere, diciamo, inizialmente di più, ma si va a mantenere nel tempo i costi per riscaldamento e climatizzatori durante anche l'estate stesso. Un saluto a tutti da Emanuele, alla prossima, ciao!